Quella che possiamo definire la seconda parte di questo corso, che tratta della teoria del campo elettromagnetico. Qui parlo di equazioni di Maxwell perché, come vedremo tra qualche minuto, queste equazioni di Maxwell sono il fondamento per lo studio della teoria del campo elettromagnetico. Perché noi studiamo queste equazioni? Perché studiamo il campo elettromagnetico? Abbiamo molti buoni motivi per farlo. Il primo è che tutto ciò che abbiamo studiato fino ad ora a proposito della teoria dei circuiti può essere visto in qualche modo come un caso particolare della teoria del campo elettromagnetico. Vedremo infatti, nel corso delle prossime lezioni, che le definizioni dei dipoli che abbiamo dato, le leggi di Kirchhoff e così via, cioè tutto quello che abbiamo studiato in teoria dei circuiti, trova il suo fondamento nella teoria del campo elettromagnetico sotto particolari ipotesi. Quindi studieremo quali sono, per così dire, i limiti di validità delle approssimazioni circuitali che abbiamo fatto fino ad ora, per capire in un contesto più generale fino a quando esse possono essere utilizzate. Ma faremo anche qualcosa in più, in particolare cercheremo di derivare quelli che chiameremo circuiti equivalenti per strutture elettromagnetiche più o meno complesse, partendo cioè da un oggetto fisico il cui comportamento viene descritto dalle leggi dell'elettromagnetismo, quelle che andiamo a studiare a partire da oggi. Ci porremo il problema di capire se esiste la possibilità di ricavare dei circuiti equivalenti all'oggetto fisico, nel senso che questi circuiti sono in grado di rappresentare, sotto determinate ipotesi, il comportamento dell'oggetto fisico. Scopriremo che questo è possibile in molti casi ed è anche molto vantaggioso, perché i circuiti sono delle cose che sappiamo trattare molto bene, sono relativamente facili da studiare, abbiamo sviluppato delle tecniche per farlo, e questo ci permetterà di analizzare con le tecniche circuitali degli oggetti fisici che invece necessiterebbero della soluzione delle equazioni di Maxwell se dovessimo risolverli propriamente, quindi ci aiuteranno in questo. E poi chiaramente lo studio delle equazioni di Maxwell va anche al di là di questo, perché ci permette di studiare dispositivi in generale che funzionano sulla base dell'elettromagnetismo. Ce ne sono innumerevoli in giro per il mondo, che usate anche voi tutti quotidianamente, quindi è bene avere una cognizione di quel che significa le equazioni che ci sono alla base. Allora, cominciamo a mettere in pulito queste equazioni. Allora, la prima equazione che vi commento è questa che è riportata qui, non me la fate ricopiare anche alla lavagna. Allora, che cosa succede? Allora, consideriamo il campo elettrico E, che è una nostra vecchia conoscenza, l'abbiamo introdotto nella prima lezione di questo corso. Vi ricordate come forza per unità di carica, facendo quella procedura, quella definizione operativa, mettendo la carica ferma in un punto dello spazio, bla bla bla, tutte le cose che dicevo all'epoca. Quindi è una quantità su cui siamo diciamo già esperti, e ricordiamo che si misura in volt su metro. Il campo B si chiama campo induzione magnetica, lo scrivo qua, e la sua definizione operativa può essere data in maniera similare a quello che abbiamo fatto per il campo elettrico, ma considerando delle cariche di prova non ferme in punti dello spazio, ma in transito con una certa velocità v. Infatti, la fisica ci insegna che se io considero una carica di prova Q che transita per un certo punto P dello spazio con una velocità v, essa viene a essere sottoposta ad una forza che è quella che vi scrivo qui. La cosiddetta forza di Lorentz. Se la carica è ferma, vedete, ritroviamo esattamente l'espressione che abbiamo usato per la definizione operativa del campo elettrico. Quando invece la carica è in moto, la forza di Lorentz, l'espressione della forza di Lorentz, ci dice che oltre al pezzo di forza legato al campo elettrico che abbiamo abbondantemente commentato,
Se ne aggiunge un altro, che è legato a questa nuova quantità, induzione magnetica, di cui questa espressione è, se volete, la definizione operativa. Perché se io volessi fare l'esperimento concettuale per definire operativamente B, cosa dovrei fare? Prendo la carica di prova, prima la piazzo ferma nel punto considerato e trovo il campo elettrico, quindi trovo questo valore qua. Poi la faccio passare dallo stesso punto con una certa velocità vi assegnata, rimisuro la forza e da questa nuova forza, comparata a quello che avevo prima, riesco a risalire al valore di B. Devo farlo su due direzioni indipendenti, ci sono un po' di tecnicalità da fare, però concettualmente mi sembra chiara come impostazione. Da questa relazione possiamo ricavare operativamente B. L'unità di misura di B, nel sistema internazionale che noi adottiamo, è il Tesla, il cui simbolo è la T, Tesla. Bene. Allora, che cosa afferma la prima delle equazioni di Maxwell che sta segnata qui? Questa si chiama, questa prima legge che sta segnata qui si chiama anche legge di Faraday-Neumann, come scrivo qui. Che cosa dice? Allora, consideriamo una regione di spazio in cui abbiamo il campo E e il campo B definiti come vi ho detto prima, quindi l'abbiamo punto per punto, ok? L'abbiamo trovato. Dopodiché facciamo questa operazione, prendiamo una qualsiasi linea chiusa gamma di questo dominio, di questa regione di spazio considerata, l'ho chiamata gamma, e la oriento come indicato per esempio da questa freccia, una linea chiusa orientata. Faccio l'integrale del campo elettrico su questa linea chiusa. Vi ricordate, no? Questo cosa vuol dire? Suddivido una linea chiusa in tanti pezzetti elementari, faccio i contributi elementari, la somma, tutto quello che dicevamo già e che ci insegna la matematica, non stiamo più a ricordare. Quindi facciamo questo integrale. Bene, la legge prescrive che questo integrale deve essere uguale a, sempre e comunque, qualunque sia la linea gamma chiusa che io scelgo, a questa quantità scritta al secondo membro. Che cos'è questa quantità? Allora, data la linea gamma che ho definito prima, considero S gamma come una superficie, una qualsiasi, su questo ci ritornerò fra un minuto, una qualsiasi superficie che ha per orlo la linea gamma scelta. Quindi vedete, ho scelto questa colorata in figura, potrei scegliere una cupoletta che si appoggia a gamma, una cupoletta da sotto, ce ne sono infinite di queste superfici, una qualsiasi va bene. Quindi prendo, ripeto, una superficie che abbia, aperta chiaramente, che abbia per orlo la linea gamma che ho scelto prima. Oriento questa superficie S gamma con una normale, come si fa con ogni superficie, orientata con la regola della mano destra. Quindi se io allineo l'orientamento di gamma con le dita della mano destra, la normale N viene a essere orientata secondo il pollice della mano destra. Regola della mano destra. Dopodiché cosa faccio? Faccio l'integrale di questa quantità B su questa superficie, faccio integrale superficie, B scalare N da S su questa superficie, ne faccio la derivata temporale, cambio di segno, la legge di Faraday-Neumann prescrive che queste due quantità debbano essere sempre e comunque uguali. Ok? Questa è, diciamo, la cosa. Ho battuto molto sul fatto che io posso scegliere una qualsiasi linea, una qualsiasi superficie che abbia per orlo la linea gamma. Questo fatto discende dalla seconda legge di Maxwell, la seconda delle equazioni di Maxwell, che è qui riportata. Questa. Che cosa afferma questa seconda legge qui? Che si chiama anche legge di solenoidalità. La legge di solenoidalità del campo B afferma appunto che il campo B è solenoidale, ovvero, considerata la regione di spazio di cui mi sto occupando, comunque io scelga una superficie sigma chiusa, immaginate una sfera, una patata, insomma una superficie chiusa, se io faccio l'integrale
attraverso questa superficie chiusa di B scalare n, dove n è la normale uscente da questa superficie, il risultato viene 0. Quindi B è solenoidale. Quindi immaginate che questa sia la superficie sigma chiusa, con la normale n definita in ogni punto, uscente. Ok, in ogni punto. Immaginate questa patata, ok? Chiusa. L'integrale di B su questa patata deve essere pari a 0. Ebbene, io affermo, e ve lo faccio vedere immediatamente, che grazie a questa proprietà di solenoidalità vale quel che dicevo prima, ovvero che nel calcolo dell'integrale di B che prima menzionavo, su S gamma, posso scegliere una qualsiasi superficie S gamma. Vi faccio vedere perché. Allora, consideriamo la linea gamma chiusa orientale. Considero adesso due superfici che hanno entrambe per orlo la stessa linea, si appoggiano entrambe alla stessa linea. Quindi immagino una cupoletta, per esempio questa, la chiamo S gamma primo, orientata con la regola della mano destra, quindi così, n, la vedete, no? Quindi avete la linea, una cupoletta che si appoggia a questa linea, da sopra. Poi ne prendo un'altra di superficie, ce ne sono infinite, abbiamo detto, per esempio una cupoletta che si appoggia alla linea gamma ma si sviluppa sotto, secondo questo disegno che ho fatto. Quindi immaginate la linea, una cupoletta sopra e una cupoletta sotto. Entrambe le superfici hanno per orlo la stessa linea, perché si appoggiano alla stessa linea. Questa la chiamo S gamma secondo e la oriento sempre con la regola della mano destra, quindi se questo è l'orientamento di gamma, la normale n sarà questa qui. Ora, scelgo come particolare superficie sigma, superficie chiusa a cui applicare questa relazione di solenoidalità, l'unione fra S gamma primo e S gamma secondo. Lo vedete, se io prendo la cupoletta di sopra e la cupoletta di sotto, ottengo una patata, una superficie chiusa. Mi trovate? Chiaro per tutti? Bene. La cosa a cui devo stare attento è l'orientamento delle normali. Se io voglio una normale uscente dalla patata che ne viene fuori, devo cambiare di segno S gamma secondo, perché vedete, qui n punta veramente fuori, mentre qui punterebbe dentro, per cui cambio di segno. In altri termini, scelgo come superficie chiusa l'unione fra S gamma primo e S gamma secondo, cambiato di segno. Per avere, diciamo, la normale, ad esempio, uscente. A questo punto scrivo la proprietà di solenoidalità a questa superficie, sfruttando le ben note proprietà degli integrali. Questo si può scrivere come integrale su S gamma primo di B scalare n da S meno l'integrale su S gamma secondo di B scalare n da S. Io diciamo, vabbè, è banale, no? Come viene fuori, penso che non c'è molto da dire. Poiché questa differenza deve essere pari a 0, ecco che l'integrale su S gamma primo di B scalare n da S e su S gamma secondo di B scalare n da S devono essere uguali tra di loro. Differenza 0 deve essere uguale tra di loro. Quindi effettivamente io posso scegliere qualsiasi superficie che abbia per orlo la linea gamma e ottenere lo stesso risultato in termini integrali di B su questa. Chiaro? Quindi non ho bisogno di specificare quale delle infinite superfici scelgo, perché una qualsiasi mi dà sempre lo stesso risultato. Per sottolineare questo fatto, questa quantità che è qui definita si chiama, la definiamo, diciamo, φ gamma, si chiama flusso magnetico o semplicemente flusso concatenato con la linea gamma. Cioè, che cosa sto dicendo? Ho appena detto che quell'integrale non dipende dalla superficie, ma dipende solamente dalla linea gamma. Comunque io scelgo la linea gamma, posso prendere una qualsiasi superficie che esso si appoggia. Se cambio la linea, cambierà chiaramente il risultato. Quindi dipende solo dalla linea, ma non dalla superficie che uso per fare il calcolo. Ecco perché parliamo di flusso concatenato con la linea, proprio per sottolineare che
è un concetto che si aggancia alla linea ma non dipende dalla superficie che si appoggia alla linea. Chiaro? Quindi il flusso concatenato con una linea chiusa gamma, flusso magnetico o flusso concatenato con la linea chiusa gamma, è l'integrale di B scalare n di S su una qualsiasi superficie che ha per orlo quella linea. Chiaro? Quindi io potrei a parole interpretare questa legge di Faraday-Neumann che ho qui, qui rappresentato anche in questo modo. Allora, l'integrale del campo elettrico su una linea è la tensione, no? Vi ricordate? Quindi io sto dicendo che la tensione su una linea chiusa gamma è pari all'opposto della derivata temporale del flusso concatenato con la linea gamma stessa. Posso dirlo così sinteticamente, usando questa nuova terminologia che ho appena introdotto, ma il concetto è quello che vi ho appena spiegato. Benissimo. Vi faccio osservare, per inciso, una cosa su cui poi ritorneremo ampiamente nel prosieguo, ovvero che il campo elettrico è, vedete, in generale non è conservativo. Perché l'integrale sulla linea chiusa gamma in generale non è uguale a zero, perché c'è quel pezzo di a secondo membro che in generale non è zero. Diventa zero in particolari situazioni, per esempio quelle stazionarie, in cui non ci sono derivate temporali. Quindi vi ricordate l'assunto che noi facemmo all'inizio di campo elettrico conservativo, da cui poi facemmo discendere tutta una serie di cose, tensioni, non dipendono dal percorso e così via, su cui poi ritorneremo, vale in condizioni stazionarie. Diciamo comunque sia, facendo ben attenzione al fatto che in generale esso non è conservativo, esso campo elettrico non è conservativo. Su questo torneremo abbondantemente, quindi non vi preoccupate. Allora, direi di avervi detto tutto questo. Andiamo avanti. Vediamo un altro insieme di cose, altre due. In totale sono quattro le leggi di Maxwell, le equazioni di Maxwell. Allora, cancello qui. Allora, qui compaiono altre grandezze che prima non abbiamo ricordato. Allora, la prima che notiamo è J è la densità di corrente, che è una cosa che già conosciamo, ve la ricordo semplicemente. Il vettore J, densità di corrente, descrive il moto delle cariche, moto macroscopico. Questo lo dicevamo già nella prima lezione, ci ritorneremo poi, non so se oggi, domani, insomma, nelle prossime lezioni. Allora, in generale J lo scrivemmo in questo modo, vi ricordate? Come il prodotto fra la densità dei portatori di carica, cioè il numero di particelle, di elettroni, per esempio, per unità di volume, per la carica dei portatori di carica, la carica di elettroni, stiamo parlando di elettroni, per la velocità, che è la velocità ordinata, non quella di agitazione termica disordinata, ma quella ordinata dovuta, per esempio, a un campo elettrico. E quindi questo lo conosciamo. La quantità rho, quindi questa è densità di corrente, fatemelo scrivere. È la densità di carica invece. Mi dice cioè come la carica è distribuita in un certo volume. In altri termini, la quantità rho, la funzione rho, è tale per cui se io considero un volume V, la carica contenuta all'interno di V, la chiamo QV, è pari all'integrale triplo di rho in dV. Vabbè, è un concetto di densità molto semplice, come l'densità di massa che sto a fisica, insomma, non diverso da questo. Quindi la carica rho mi dice la densità di carica rho mi dice come la carica è distribuita. Se vogliamo parlare di unità di misura, ricorderete la densità di corrente si misura in ampere al metro quadro, questo già lo conosciamo. La densità di carica si misura coulomb a metro cubo, perché mi dice per unità di volume quanta carica c'è.
No. Va bene. Quindi Rho siamo a posto. Compaiono qui poi altre due grandezze, H e D. H e D. Queste grandezze sono legate rispettivamente, H e D, alle due quantità che abbiamo visto prima, B e campo di induzione magnetica e campo elettrico. Allora, nel vuoto, il legame, questo è meglio che ve lo dica da subito, il legame che c'è fra queste quantità e le precedenti dipende dalla natura dei materiali coinvolti nel dominio in esame. Allora, il campo H si chiama campo magnetico. D si chiama spostamento elettrico. Bene, il campo magnetico, vi dicevo, è legato alla quantità B, che abbiamo prima definito, da una relazione che dipende dal mezzo materiale che è presente nel dominio in esame. Vedremo poi degli esempi via via che avanzeremo nel corso delle lezioni. Nel vuoto, il legame che c'è tra B ed H è di semplice proporzionalità, tramite una costante, mi con zero, che si chiama permeabilità magnetica, del vuoto, stiamo parlando del vuoto. E il valore nel sistema internazionale di questa costante, che si può misurare sperimentalmente, è questo che vi segnalo avanti. 4 pi greco per 10 a meno 7 è il risultato. Questo, ripeto, è un valore sperimentale, che si misura facendo degli opportuni esperimenti. Viceversa, il vettore spostamento elettrico è legato al vettore campo elettrico nel vuoto da questa relazione. Sempre di proporzionalità, tramite un coefficiente che si chiama costante dielettrica del vuoto, il cui valore nel sistema internazionale, ripeto, ancora un valore sperimentale, cioè che si misura con degli esperimenti, .85, poi ci sono varie altre cifre dopo la virgola che non mi ricordo, si trovano chiaramente sui testi. 8.85 per 10 alla meno 12 farad sul metro. Via via poi che studieremo diversi mezzi materiali, capiremo poi queste costanti come si modificano, questi legami come si modificano, vedremo che non è detto che sia un legame di proporzionalità, insomma poi ne parleremo a tempo debito. Nel vuoto vale questa relazione. Giusto per capirci, nell'area valgono relazioni molto simili, in cui le costanti di proporzionalità tra le grandezze in questione differiscono da quelle del vuoto di una parte su 1000, di 10.000, insomma realmente di poco. Quindi normalmente non si commette un grosso errore nel considerare vere queste relazioni anche nell'aria. Allora, avendo introdotto le varie grandezze qui riportate, sì, possiamo passare a commentare le equazioni adesso. Allora, cancello qui.
Allora, che cosa dicono queste equazioni? Allora, la prima equazione messa lì si chiama anche equazione o legge di Ampère-Maxwell. Che cosa afferma? Beh, afferma questo. Allora, immaginiamo di considerare la solita regione di spazio. Consideriamo in essa una linea gamma chiusa, orientata come abbiamo detto prima, e consideriamo una sua qualsiasi superficie S gamma che ha per orlo quella linea gamma, orientata con la regola della mano destra. Quindi gamma S gamma hanno un significato analogo a prima. Ebbene, la legge di Ampère-Maxwell mi dice che l'integrale del campo magnetico su questa linea chiusa è pari a l'integrale di J sulla superficie S gamma più la derivata dell'integrale di S gamma di, su S gamma di D scalare M terzo. Ora, l'integrale della quantità J, della densità di corrente, attraverso una superficie S gamma, noi già dicemmo che è la corrente che attraversa la superficie gamma, la superficie S gamma, dico bene. Poiché J descrive il moto delle particelle, il moto dei portatori di carica, chiameremo questa corrente, ove ci fosse la necessità di distinguerla, come corrente di conduzione, per dire che è una corrente legata proprio al movimento dei portatori di carica nel mezzo materiale considerato. Beh, ma allora questo secondo pezzo ha un'interpretazione analoga. È l'analogo, diciamo, è anch'esso una corrente, questa quantità dt integrale su S gamma di scalare n ad S, che io posso scrivere anche come integrale su S gamma, supponendo S gamma fisso nel tempo. Porto la derivata dentro, se la superficie è fissa lo posso portare dentro e ottengo questo. Quindi questa quantità è ancora una corrente dimensionalmente, no? Se il primo pezzo è una corrente, anche il secondo pezzo sarà una corrente, che è legata però non al movimento delle cariche ma alle variazioni temporali del vettore spostamento elettrico. Questa corrente si chiama corrente di spostamento. Quindi questa è la corrente di spostamento. Quindi possiamo dire che l'integrale del campo H, del campo magnetico su una linea chiusa, è pari alla somma delle correnti di conduzione e di spostamento attraverso una qualsiasi superficie che abbia per orlo quella linea. Questo si può dire a parole. Vabbè, una parola su quest'ultima relazione, poi vi voglio dire qualche altra cosa su questa. Giusto per chiudere il ragionamento, l'ultima equazione che sta scritta qui, alle volte indicata come legge di Gauss, ci dice che comunque io prenda una superficie chiusa, l'integrale del vettore spostamento elettrico sulla superficie chiusa in questione, n essendo sempre la normale uscente dalla superficie chiusa, è pari alla carica contenuta all'interno della superficie. Quello che sta scritto al secondo membro. Questa è la carica contenuta all'interno di sigma, che si scrive, in base a quel che abbiamo detto un minuto fa, come integrale sul volume contenuto all'interno di sigma, che è chiamato d sigma, della densità di carica. Ok? Chiaro? Allora, torniamo un attimo a discutere questa relazione, perché ci sono delle cose, delle osservazioni abbastanza importanti da fare. Allora, questa relazione, abbiamo detto, si chiama anche legge di Ampère-Maxwell, perché ci ricorda chi ha dato il contributo fondamentale a questa legge. Ampère e Maxwell, appunto. Ampère sostanzialmente
con i suoi esperimenti, stiamo parlando dell'Ottocento, stabilì questa prima parte, cioè in condizioni statiche, diciamo così, o in cui questa derivata è trascurabile, questa relazione si semplifica in questi termini, e questa fu quella che Ampère determinò sperimentalmente con i suoi esperimenti. Stabilì che l'integrale di H era pari alla corrente di conduzione attraverso la superficie di Ampère con l'Ovidale. Va bene. Il contributo di Maxwell a tutta questa, diciamo, teoria è, prima cosa, quello di aver sistematizzato varie equazioni, varie leggi che erano state stabilite indipendentemente da vari studiosi. Quindi il suo primo contributo fu quello di capire, diciamo, l'unitarietà del fenomeno, di mettere insieme, per così dire, tutte le equazioni che oggi effettivamente studiamo insieme. E poi il suo contributo ulteriore fu quello di aggiungere questo pezzo all'equazione di Ampère-Maxwell, cioè la corrente di spostamento. Questa aggiunta è stata, diciamo, decisiva, perché ha cambiato sostanzialmente la natura del modello matematico del sistema di equazioni complessivo. Cioè, fino ad allora, fino a Maxwell, in realtà l'elettricità e il magnetismo evolvevano su due binari, diciamo, non dico paralleli, ma comunque scarsamente si parlava. Grazie all'introduzione di questo termine, si riuscì a capire finalmente l'unitarietà del fenomeno di quello che oggi chiamiamo il campo elettromagnetico. In particolare, se noi consideriamo per esempio di essere nel vuoto, d'accordo? Nel vuoto non ci sono portatori di carica che si muovono, quindi questa quantità non c'è, quindi la legge si semplifica in questo uguale a questo. Se io considero una situazione nel vuoto e considero le leggi di Maxwell nel vuoto, è possibile vedere, e questo lo vedremo nella laurea triennale, nella laurea magistrale, nel corso di complementi di elettrotecnica, che questo sistema di equazioni ammette delle soluzioni cosiddette di tipo propagativo, ovvero delle onde che si propagano con una certa velocità. Cioè, se io do, per così dire, una perturbazione iniziale del campo elettromagnetico in una certa regione dello spazio, questa perturbazione poi comincia a propagarsi, cioè a spostarsi in alterata di forma, con una certa velocità, come un'onda, quelle le onde meccaniche che ben conoscete. La velocità che viene fuori, studiando queste equazioni, è questa. Uno si fa il calcolo, lo faremo poi a tempo debito, appunto, del corso di laurea magistrale, e viene fuori questo. Allora, Maxwell stabilì queste equazioni, stiamo parlando la metà dell'Ottocento, grosso modo, 860 e così via, e trovò questo risultato. Mise dentro questi valori, e questa quantità gli risultò pari, con i valori che si disponevano all'epoca, 300.000 km al secondo. E allora gli si accese la lampadina, diciamo così, perché questo era il valore, con buona approssimazione, che si sapeva essere anche il valore della velocità della luce nel vuoto, che veniva misurato, diciamo, con specchi e così via. Maxwell fu il primo a capire che questa cosa non era un caso. Infatti qui c'è una cosa molto interessante, un articolo, il suo lavoro scientifico del 1864, mi pare, in cui lui, diciamo, nota questa cosa. Se riesco, vi voglio leggere che cosa. In pratica si rende conto del fatto che questa cosa non poteva essere casuale, e quindi lui asserisce che la luce è una particolare onda elettromagnetica, cosa che noi adesso oggi ben sappiamo, ecco qua, ma che chiaramente per l'epoca fu assolutamente rivoluzionario, perché la luce, diciamo, si studiava con determinate tecniche ottiche sostanzialmente. Il campo l'elettricità e il magnetismo non avevano nulla a che vedere con quegli studi. Lui fu il primo a intuire questa unitarietà del fenomeno. Noi oggi sappiamo che la luce è una particolare onda elettromagnetica.
E lui infatti dice, il valore di questa quantità qui è stato determinato misurando praticamente le tensioni, scaricando un condensatore attraverso un galvanometro, insomma tramite diciamo modalità elettriche e magnetiche. E lui dice una cosa che mi fa molto ridere, l'unico uso della luce che è stato fatto nell'esperimento è stato quello di vedere gli strumenti, cioè a dire non c'era niente a che vedere con la luce. E poi il valore trovato da Foucault per la velocità della luce questa volta fu determinato dall'angolo attraverso cui si girava uno specchio che si muoveva, misurando il tempo intercorrente alla luce per andare avanti e indietro sostanzialmente. Non è stato fatto nessun uso dell'elettricità o del magnetismo nel misurare con gli specchi. L'accordo dei risultati sembra mostrare che la luce e il magnetismo sono, lui dice, affezioni della stessa sostanza, affections of the same substance, e che la luce è un disturbo elettromagnetico propagato attraverso il campo in accordo con le leggi dell'elettromagnetismo. Quindi lui qui dice la luce è un'onda elettromagnetica, e questo chiaramente è stata una rivoluzione diciamo assoluta, perché poi tutto quello che ne consegue lo sappiamo bene, sia dal punto di vista delle applicazioni, sia dal punto di vista teorico, perché poi su questa base Einstein poi ha derivato la relatività sostanzialmente, perché si può vedere da queste equazioni che la velocità dell'onda elettromagnetica non soddisfa le trasformazioni galileiane sostanzialmente. Cioè sono indipendenti, la velocità è indipendente dalla velocità dell'osservatore alla fine. E questo, come sapete, è il cuore poi da cui è partito Einstein per derivare la sua relazione, la sua teoria della relatività. Quindi questo fatto è stato diciamo fondamentale. Quindi questa introduzione ha poi avuto degli sviluppi enormi dal punto di vista teorico e pratico. Quindi anche per questo diciamo riconosciamo a Maxwell questa importanza. Allora, andiamo un po' avanti, c'è un po' più tardi. Allora, quella che noi abbiamo studiato fino ad ora è una forma che noi definiamo integrale delle equazioni di Maxwell, perché le varie quantità, campo elettrico, magnetico, eccetera, sono sotto il segno di integrale, di linea, di superficie, tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Quindi forma integrale. In realtà è possibile derivare anche una forma che chiameremo differenziale delle equazioni, che si chiama così perché utilizza degli operatori differenziali, che sono la divergenza e il rotore sostanzialmente, che immagino voi conosciate, dovrebbero essere stati studiati, illustrati in matematica. Allora è possibile ricavare le leggi in forma differenziale utilizzando i teoremi di Stokes e della divergenza che ben conoscete dalla matematica. In particolare, per esempio, parliamo della legge di Faraday-Neumann, la descrivo qui in forma integrale, quella che abbiamo visto un minuto fa. Questo per ogni gamma. Allora, supponiamo gamma fisso nello tempo, quindi non varia, portiamo dentro la derivata. Al primo membro, quindi qui scriverò meno integrale, anzi portiamo anche il meno dentro, S gamma di meno dB in dt, scalare n di S, questo è valido per ogni gamma. Quindi qui ho portato dentro la derivata, supponendo S gamma fisso nel tempo. Anche il meno ho messo dentro, quindi mi ha semplicemente. Qui al primo membro riscrivo questo integrale usando il teorema di Stokes, che mi dice che questo integrale si può scrivere in questo modo. Questo è il simbolo del rotore, non so se siete familiari con questa notazione. Operatore Nabla, prodotto vettoriale. Questo è diciamo, un modo sintetico di dire rotore. Poi su questo torneremo al corso di laurea magistrale con dovizia di particolari, ci dedicheremo molto a questo. Vabbè, comunque sia, usando il teorema di Stokes viene fuori questo.
poiché questa uguaglianza fra primo e secondo membro deve valere per ogni gamma, l'unico modo per cui l'unico modo per cui questo può avvenire è che siano uguali questi termini in parentesi, ovvero quello che c'è scritto alla lavagna qua. Non vorrei dire uguale meno del b di t. D'accordo? Similmente, usando il teorema della divergenza, dalla solenoidalità di b possiamo scrivere questo. Posso l'integrale di b scalenante s, scriviamo l'integrale sul volume contenuto in sigma di divergenza di b. Questo ce lo dice il teorema della divergenza. Anche qui, dovendo essere uguale a 0 per ogni sigma, l'unica possibilità è che sia 0 la divergenza di b. E quindi questa relazione qua. Con discorsi analoghi è possibile dare una forma differenziale anche delle altre due leggi, e sono qui riportate, sono passaggi proprio identici, quindi potete fare voi l'esercizio, ma insomma sempre sfruttando il teorema di Stokes e il teorema della divergenza. Allora, la cosa che vorrei sottolineare è che la forma integrale questa e la forma differenziale, qui vabbè la descrivo qui così le abbiamo tutte e due, rotore di E uguale meno di B di T, vale per, quello che dico vale per questo come per le altre, no? Chiaramente. Le due forme, integrale e differenziale, della stessa legge, non sono perfettamente equivalenti. Ci sono una serie di motivi che non la rendono perfettamente equivalenti. Uno ve lo diciamo, illustro immediatamente perché si capisce subito. Sugli altri poi ritorneremo a tempo debito nei corsi più avanzati. Allora, affinché abbia senso l'espressione che sta scritta qui, è chiaro che il campo E, questa sua componente in particolare, deve essere integrabile, deve avere senso questo integrale, così anche B. E e B devono essere quantità integrabili su certe linee o superfici, cioè devono avere una proprietà di integrabilità. Viceversa, quando io guardo questa equazione qua, il campo elettrico E, vedete, è sottoposto all'operatore differenziale rotore, che al suo interno nasconde delle derivate delle varie componenti rispetto alle direzioni del sistema di coordinate scelto, dei con x in dei y, meno dei y in dei x, a seconda del se scegliamo coordinate cartesiane, cilindriche, quello che sia. In altri termini, affinché abbia senso questa espressione, il campo E deve essere derivabile. Oh, voi sapete che adesso la proprietà di derivabilità è più forte che non la proprietà di integrabilità. Cioè ci sono funzioni integrabili che non sono derivabili. Sappiamo bene, no? Matematica ci insegna. Questo vuol dire che la forma integrale è, diciamo così, un po' più generale che non la forma differenziale. In altri termini, esistono delle regioni di spazio in cui possiamo usare la forma integrale, ma non possiamo usare la forma differenziale, perché i campi sono integrabili ma non sono differenziabili, non sono derivabili. In quel caso si deve ovviare a questa difficoltà introducendo delle condizioni aggiuntive, che sono le condizioni di raccordo cosiddette, che studieremo poi nella laurea magistrale. Quindi quello che noi faremo in questo corso è, nella gran parte dei casi, lavorare sulle equazioni in forma integrale grazie a questa loro maggiore generalità. Tuttavia va detto che la forma differenziale delle equazioni è più in qualche modo adatta a risolvere con l'ausilio di un computer le equazioni di Maxwell, quindi hanno una loro importanza notevole anche quelle, per cui diciamo vale la pena studiarle entrambe. Allora la nostra scelta è che in questo corso di primo livello noi studiamo le equazioni sostanzialmente in forma integrale. Nel corso di laurea magistrale, i complementi elettrotecnici per la laurea magistrale elettrica, studiamo la forma differenziale con tutto l'apparato matematico che c'è vicino, che non è un po' più complicato che non quello per le leggi in forma integrale. D'accordo?
diciamo, ve lo dico come informazione, però appunto noi normalmente ci riferiremo a quelle in forma integrale. Una cosa importante che vale la pena di dire guardando questo sistema di equazione è la cosiddetta conservazione della carica. Vediamo di che stiamo parlando. Allora, vi dico questo e poi facciamo un po' di caso, ok? Allora, cancello qui. Allora, prendiamo queste due equazioni e le scrivo qui. Motore di H uguale J più D dt e divergenza di D uguale ρ. Allora, che cosa faccio? Prendo la prima equazione e applico l'operatore divergenza a primo e secondo membro. Quindi prendo questo, ci faccio divergenza del primo membro uguale divergenza del secondo membro. Quindi abbiamo divergenza del rotore di H uguale divergenza di J più divergenza di dd di dt. Chiaro cosa ho fatto? Beh, allora, qualcuno si ricorda divergenza del rotore quanto fa? Se io ho un vettore H qualsiasi, ne faccio il rotore e poi la divergenza. Vi ricordate? No. Ve lo dico io allora. Viene 0 automaticamente, cioè una quantità espressa come rotore di H ha sempre divergenza nulla. Questa è una proprietà degli operatori differenziali. Quindi è un'identità, se volete, da questo punto di vista. Quindi viene 0. Divergenza di J più... Adesso io qua ho divergenza della derivata temporale di B. Allora, nella divergenza ci sono nascoste le derivate spaziali, sappiamo, delle x più delle y più delle z, no? E qui c'è una derivata temporale. Se noi siamo nelle condizioni di poter applicare il teorema di Schwarz, possiamo scambiare l'ordine delle derivate. In altri termini, possiamo portare questa derivata temporale fuori e portare dentro la derivata spaziale, cioè scrivere del dt della divergenza di d. Quindi ho scambiato l'ordine delle derivate. Invece di fare del dx del dt, ho fatto del dt di del dx. Beh, ma a questo punto questa divergenza di d la posso scrivere come ρ qui. E ottengo questo, lo riscrivo per bene così. Quella che ho scritto è un'equazione che per inciso si chiama conservazione della carica per un motivo che vi farò vedere tra un minuto, che non, diciamo, non è indipendente da queste, cioè è linearmente dipendente da queste qui. Abbiamo ottenuto un'opportuna combinazione, quindi non possiamo aggiungerla al sistema di equazioni. Possiamo sostituirla a una di queste due. Cioè, invece di usare queste due, posso equivalentemente usare questa e questa. Oppure questa e questa. Cioè, due di queste tre mi danno la stessa informazione. Chiaro? Perché l'ho ottenuta combinando. Quindi, alle volte, invece di usare queste due, userò, che so, questa e questa. D'accordo? Allora, perché l'ho chiamata continuità della carica o conservazione della carica? Proviamo a vedere la forma integrale di questa equazione per capire meglio di che stiamo parlando. Allora, prendiamo un volume, che supponiamo fisso nel tempo, e facciamo l'integrale di primo e secondo membro su questo volume. Il secondo membro è 0, quindi abbiamo integrale sul volume V, divergenza di J in dV, più integrale su b di ρ in dt uguale a 0. Dt uguale a 0. Ok? Ho fatto integrale su un volume arbitrario che è fisso nel tempo. Allora, teorema della divergenza. Questo primo pezzo si può scrivere come integrale sul bordo di v, permettete che lo scriva così, dv, bordo di v, quindi volume
ha una sua bordo, una sua superficie chiusa che lo delimita, poi chiamato DB, J scalar N ds, più, poiché il volume V è fisso, porto fuori questa derivata, l'integrale di ρ dV fa la carica del contenuto in V, quindi la chiamo DB, uguale a 0. Mi seguite tutti quanti? Adesso siamo in grado di interpretare perché questa legge si chiama continuità della carica o conservazione della carica. Perché mi dice che se all'interno di un volume V la carica complessiva varia, ciò può avvenire solo se c'è una corrispondente corrente che attraversa il bordo del volume. Cioè la carica può spostarsi da dentro a fuori questo volume, dando luogo ad una corrente, ma non può né crearsi né distruggersi sostanzialmente. Chiaro? Vabbè, facciamo un po' di pausa.